Ho appena terminato di vedere la quarta puntata di House of the Dragon e la mia faccia dovrebbe, per chi di voi l'ha già visto, dovrebbe farvi capire molto. Allora, scenderemo nel dettaglio, ormai ho fatto no spoiler, solamente il video sul pilot, quindi adesso spoilereremo. C'è da dire un po' di cose, non mi sono scritto ovviamente nulla, ho preso solo due appunti raffazzonati sul telefono, giusto da avere, diciamo, una linea di punti da seguire, ma andrò molto a sensazione, come hanno fatto tanti protagonisti della puntata. Allora, in pratica che cosa succede? A livello di costruzione della storia succede il mondo. Questa è una puntata di diciamo blocco, perché da qua scaturiscono mille altre cose che poi verranno sviluppate più avanti, ok? Perché come filone narrativo sociopolitico, se così possiamo dire, c'è sempre il discorso di trovare un marito a Rhaenyra e di risanare, diciamo, un po' il dissing, possiamo dire, no, è brutto dirlo così, il disguido, ok, di orgoglio e di fratellanza che ha disunito la casata Targaryen dalla casata Velaryon, perché vi ricordate Lord Corlys Velaryon aveva proposto al re Viserys di sposare la figlia Laena, la bambina però, e giustamente il re non se l'è sentita, ha sposato Alicent Hightower e quindi Corlys Velaryon se l'è presa. E quindi in questa puntata praticamente noi vediamo che all'inizio il concilio riunito parla proprio di questa cosa, ok? E propone di far sposare a Rhaenyra Laenor Velaryon, il figlio maggiore di casa Velaryon. In questo modo si riunirebbero le più grandi casate discendenti dalla Valyria, bla 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 bla, le due casate più potenti del reame, e quindi non avrebbero più nessun nemico. Intanto torna a corte Daemon Targaryen, che dopo la grandissima impresa che abbiamo visto nello scorso episodio in cui ha ucciso il Nutrigranchi, è stato, diciamo, riaccolto con molta riconoscenza a corte e sembra andare tutto. La famiglia si è riunita, bisogna solamente trovare il marito a Rhaenyra. Una volta fatto questo, se lei dovesse appunto sposare Laenor Velaryon, siamo tutti a posto, siamo tornati tutti amici e abbiamo un fronte fortissimo contro qualsiasi tipo di nemico. Questo è quindi un po' il discorso, diciamo, sociopolitico che si andrebbe a predisporre, anche perché la voglia di far sposare Rhaenyra a Laenor Velaryon è molto forte, perché si dice che Laena, sempre la bambina, quella che era stata promessa a sposa a Viserys I, l'altra figlia di Corlys Velaryon, è stata promessa a un discendente delle città libere, quindi hanno fortemente paura che tutta la flotta si vada ad unire alle città libere, il che sarebbe un grosso problema per il reame, per la sua sicurezza e la sua stabilità. Quindi sono tutti pronti, il fratello è tornato a corte, la corte è molto debitrice per quello che ha fatto con Nutrigranchi, si vuole far sposare Rhaenyra con Laenor Velaryon e quindi unire due casate, siamo tutti pronti. Però qua scoppia la merda, succede qualsiasi cosa. Allora, è già dalle prime puntate, no, che si vede proprio un rapporto particolare fra Daemon e Rhaenyra. Un rapporto molto forte, si vede che sono legati, che c'è stima reciproca e c'è un bel rapporto. Lui è lo zio un pochino più sbarazzino, un po' troppo giovanile, che figo, lui va in guerra, perché comunque Viserys, il padre di Rhaenyra, viene sempre puntata dopo puntata, sempre un po' visto un po' come un personaggio che è un po' a fare il re per caso, perché si vede che fa la voce grossa solamente quando il suo interlocutore, il suo avversario è veramente impossibilitato a reagire, o comunque quando Viserys ha le spalle coperte, ha dimostrato di avere polso quando ha fatto morire la moglie per avere il potenziale erede, però si vede che in tutto quello in cui un re dovrebbe avere carattere, molte volte fatica, vacilla, non lo si vede mai un personaggio estremamente pronto per il trono di spade. E quindi Daemon invece è uno che cavalca i draghi, è uno che combatte, è un figo, no? E c'è sempre stato un po' questo sguardo di ammirazione da Rhaenyra. Rhaenyra è molto stanca del fatto che sia stata mandata in giro per il reame a trovare marito, torna anticipatamente perché tutte le proposte che le sono state fatte non le piacquero granché, e una sera va a dormire, saluta la sua guardia del corpo, va a dormire e trova una sacca di vestiti che non le quadra, quindi controlla un attimino che cosa fosse e trova una sorta di mappa. Apre una porta di cui probabilmente non era a conoscenza nelle sue stanze, passa sotto nello stanzone, quello figo con tutte le candele, il mega teschio di drago, e si ritrova praticamente fuori dalle mura della fortezza, dove l'aspetta proprio lo zio Daemon, e vanno un po' a divertirsi in città, come travestendosi, quindi per non farsi riconoscere vanno un po' a svagarsi, bevono, guardano i giocolieri, guardano un po' tutto quello che è la parte, diciamo, più vera della città, finché poi dopo qualche bicchiere di vino di troppo vanno nel bordello della città. E lì per lì la scena è girata, ma è girata non bene, di più, hanno fatto veramente, veramente scuola nella regia di questa scena, nella fotografia, in tutto, hanno fatto una bomba di scena, veramente una roba allucinante, perché loro entrano e lì per lì la scena è costruita in un modo, come dire, come se vai allo strip club e stai lì e guardi, no? Solo più o meno lì con gli stessi intenti all'inizio, no? È come se Daemon portasse Rhaenyra a vedere un po' quello che c'è davvero nella città e non la roba un po' artefatta della corte, ci siamo capiti, no? La porta un po' a vedere quello che è la città reale, e Rhaenyra sembra divertita e incuriosita da quello che vede all'interno del bordello. Sono tutti che fanno orge, tutti che sono lì intenti a copulare, finché poi arrivano in una stanza e Daemon continua a ripetere che in quel posto tutti possono prendersi quello che vogliono, senza pensarci troppo, senza ragionare troppo sulle conseguenze e quant'altro. Morale della favola, si ingroppano. Rhaenyra è lo zio. E tu, quando hai visto questa scena, oltre che essere totalmente preda di mille pensieri, perché sono zio e nipote, però non è una cosa che sì, ti stravolge, ma in realtà nel tuo inconscio un po' di sospetto che questo potesse succedere. Conoscendo il mondo poi di J.R. Martin del Trono di Spade, non era così remota come possibilità, e infatti succede. Poi per un motivo o per l'altro Daemon va via, andrà a bere eccetera, Rhaenyra torna a casa e tanto che rientra nella sua stanza c'è la sua guardia del corpo e lei decide di ingropparsi anche la guardia del corpo, per poi il giorno dopo provare a negare tutto, provare a farsi aiutare anche da Alicent, che la sua virtù non è stata persa, perché in quel caso trovare marito sarebbe stato praticamente impossibile, quindi rafforzargli il regno ancora di più. Quindi questa puntata incredibilmente carica di roba, dove si vede una Rhaenyra ribelle, una Rhaenyra che si vede proprio che in lei e nello zio scorre il sangue Targaryen che abbiamo imparato a conoscere in Game of Thrones, e in quello del padre invece sembra scorrere un po' troppa camomilla. Anche perché è un personaggio che fa svegliare la moglie in piena notte mentre dorme per accoppiarsi, e si vede che lei è totalmente schifata della cosa e avrebbe preferito continuare a dormire. Quindi è un personaggio re che sembra non far breccia da nessuna parte, un po' un personaggio scritto benissimo, perché ti dà quel senso di ma sì, è così, e te lo dà proprio bene quel senso lì. Detto questo, è una puntata dove a livello di battaglie, a livello di sviluppo socio-politico, storico, non è successo praticamente niente. Però a livello umano, a livello di intrighi, a livello di quello che succederà a corte, è successo il mondo. Questa è sicuramente una delle puntate più belle finora e anche una delle puntate più belle nell'universo di Game of Thrones. Una puntata non dico scioccante come le Nozze Rosse, ma senz'altro una puntata della Madonnissima.